Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo la nostra rassegna sportiva con le Olimpiadi, visto che già da ieri sono iniziate appunto le Olimpiadi di Parigi e ci sono delle importanti novità, tra cui la vittoria del Marocco contro l'Argentina con l'Under 23, quindi, o l'Under 21, come volete identificarla voi. Con il Marocco abbiamo detto che ha vinto contro l'Argentina per 2-1. E tra l'altro sotto mille polemiche, infatti il gol dell'Argentina del 2-2 è stato annullato a partita posticipata dall'arbitro a causa di un gol irregolare. Questo ha fatto esaltare le furie da parte della Albiceleste, ma il risultato da 2-2 è diventato 2-1 a favore del Marocco. Questa è la partita del girone B. Sempre nel girone B, invece, l'Iraq ha vinto 2-1 contro l'Ucraina. Per quanto riguarda il restante delle partite svolte, l'Uzbekistan ha perso contro la Spagna 2-1, l'Egitto ha pareggiato 0-0 contro la Repubblica Dominicana, la Guinea ha perso contro la Nuova Zelanda per 2-1, mentre il Giappone ha vinto 5-0 contro il Paraguay. 1-1 invece tra Mali e Israele e Francia, Stati Uniti. 3-0. Si sono svolte anche il rugby a 7 con le già due partite per ogni girone. Per quanto riguarda il girone B, Australia, Samoa 21-14, Argentina, Kenya 31-12. Nel girone C, Francia, Stati Uniti 12-12, mentre Fiji, Uruguay 40-12. Nel girone A, Irlanda, Sudafrica 10-5. Mentre Nuova Zelanda, Giappone 40-12. Nel gruppo B, Australia, Kenya 21-7, Argentina, Samoa 28-12, Francia, Uruguay 19-12, Fiji, Stati Uniti 38-12, Irlanda, Giappone 40-5. Mentre Nuova Zelanda, Sudafrica, il punteggio è di 17-5. Per quanto riguarda il palinsesto di oggi, nella pallamano la Slovenia ha vinto contro la Danimarca nel girone A pallamano femminile per 17-19. Sono stati in corso anche il tiro con l'arco femminile con il racking round con Chiara Rebagliate in corsa. Alle 11 si sono disputate Paesi Bassi, Olanda, Spagna, Brasile, mentre in corso appunto Spagna-Brasile, insieme a Samoa-Kenya, valida per il rugby a 7 nella fase a girone maschile. Per quanto riguarda le 14:30, il rugby a 7, fase a girone maschile, Argentina-Australia, valida per il girone B, mentre alle ore 15, la fase a girone, sempre ovviamente il rugby a 7, nel girone C, alle ore 15 abbiamo detto Stati Uniti-Uruguay, 15:30 Fiji-Francia, alle 16 Sudafrica-Giappone, 16:30 Nuova Zelanda-Irlanda. Per quanto riguarda invece il tiro con l'arco, nel ranking round maschile, in corso Mauro Nespoli, Federico Murreolesi e Alessandro Pauli. Alle ore 16 invece ci sarà la pallamano con il girone A con Germania e Corea del Sud, pallamano femminile. Si giocherà anche il calcio femminile con Canada, Nuova Zelanda alle ore 17, alle ore 19 Nigeria, Brasile, insieme a Germania, Australia, pallamano femminile, girone B, Francia, Ungheria, mentre alle ore 20 ci sarà la semifinale per il nono-dodicesimo posto del rugby a 7, stessa identica cosa per quanto riguarda l'altra semifinale, mentre i quarti di finale di rugby a 7 saranno alle ore 21. Alle ore 21 ci sarà la pallamano femminile con Norvegia-Svezia. Mentre sempre alle 21 ci saranno nel girone A Francia-Colombia e USA-Zambia, ovviamente match valevoli per il calcio femminile, mentre dalle 21:30, 22:30 ci sono i quarti di finale per il rugby a 7. Per quanto riguarda tutti gli altri sport non ovviamente inerenti agli Olimpiadi, iniziamo con il calcio. Silvinho rinnova con la nazionale albanese per la guida come commissario tecnico. Per quanto riguarda il mercato, Samuel Dall potrebbe lasciare al momento il Djurgården per arrivare alla Roma. I giallorossi hanno piazzato
un trasferimento per 4 milioni di euro. Rocha Livramento è un nuovo attaccante dell'Elas Verona. Il giocatore ha firmato per 4 anni. Al Cagliari arriva il portiere Sherry, mentre il Como ha acquistato il talento iracheno Ali Jasmine. Per quanto riguarda il Venezia, Matis Delorge ha firmato per il Gent, contratto per 4 anni, mentre Ikumuenasi lascia la Salernitana per andare all'OEH Leuven. Per quanto riguarda l'estero, Diaby lascia prende l'Aston Villa dall'Etihad. Il Barcellona acquisisce dal Girona Pau Victor. Savic lascia l'Atletico Madrid per andare al Trabzonspor. Il Girona saluta Ibrahima Kebe, che va in prestito all'Omel SH. Januzaj lascia il Siviglia per andare alla Spalmas. Della Fuente lascia il Marsiglia per andare a Lausanne, firmando contratto triennale. Il Brest prende dal Troyes Ndiaye in prestito con il diritto di riscatto. Belen, difensore del Feyenoord, rinnova fino al 2028, mentre El Nesri lascia, non andrà alla Roma ma al Fenerbahce, squadra turca che cede Okatayara in Belgio. Per quanto riguarda il tennis, alla ATP di Atlanta, Mattia Bellucci ha vinto contro Adrian Mannarino per 7-6, 4-6, 6-3, mentre venerdì l'Azzurro affronterà Arthur Rientner. Per quanto riguarda invece l'ATP di Kitzbühel, Matteo Berrettini batte Alejandro Tablito per 7-6, 7-6. In campo oggi Nicolas Monroy de Albaron contro Matteo Berrettini. Nell'ATP 250 di Umago, Flavio Coboli ha perso contro Dusan Lajovic per 6-7, 6-7. Marco Trungelliti ha perso contro Lorenzo Musetti per 4-6, 3-6. Tra l'altro, che ha battuto Alexander Müller per 7-5, 6-1. Luciano Dardelli ha perso contro Jakub Menzkig per 4-6, 3-6. Mentre Fabio Fognini è stato sconfitto nettamente da Zheng Chunxin per 1-6 e 0-6. Il match ovviamente tra Jagovic e Musetti si disputerà oggi, come quello di Francisco Cerundolo contro Lorenzo Zonego. Per quanto riguarda il WTA di Iasi, nel doppio Yvonne Chavalle-Reims e Aurora Zanateschi hanno perso contro Jana Sisova e Alexandra Panofa per 1-6 e 0-6. Prosegue invece il cammino di Sabrina Santamaria e Angelica Moratelli, che hanno battuto Olga Danilovic e Anna Bonard per 7-4, 6-3. In campo oggi Anna Danilana e Irina Kormanchenova contro Sabrina Santamaria e Angelica Moratelli. Per quanto riguarda il WTA nel doppio, Quinn Gleeson e Corny Perrin hanno vinto contro Kimberly Zimmerman e Camilla Rosatello per 5-7, 6-4, 5-10. Da segnalare il forfè di Jannik Sinner per le Olimpiadi a causa di una forte tonsillite, mentre Holger Rune, il danese, uno dei danesi importanti dell'ATP, a causa di un delicato problema al polso, salterà anche lui le Olimpiadi. Passiamo al pattinaggio artistico a rotelle nelle Olimpiadi che si stanno svolgendo in Portogallo. Giada Romita ha conquistato dopo lo short una più che incoraggiante seconda posizione. Prima posizione per Caterina Craviero, terza posizione per Elena Frances Marin. In campo maschile invece il leader è Unai Gareiro Garcia davanti a Ferran Clamero Ginicio ed Eric Barbietos Lopez. Migliore italiano Simone Corrati in quinta posizione. Nell'incline Francesco Meloni ha vinto davanti a Michele Casanò, che è chiuso in seconda posizione, e in terza posizione Por Irrabarriti Jainto. In campo femminile l'argento è di Metka Cook, l'oro Paula Romera Perez, mentre il bronzo a Lorena Izmek. E finiamo con le altre notizie riguardanti le Olimpiadi. Per quanto riguarda quelle invernali che sono state assegnate alla Francia, ieri il CIO ha dato via in maniera libera, in maniera condizionata, all'assemblea che si è svolta a Parigi dopo il 26
luglio, ovvero domani, ci sarà la cerimonia d'apertura per i giochi estivi. Inoltre, da segnalare che purtroppo il Covid è ancora in atto. Infatti, durante le varie aiuti che ci sono stati per quanto riguarda appunto debellare il Covid, 5 pallanoviste sono state positive all'interno dell'Australia femminile e questo ha provocato una forte allarme all'interno dei vari giochi olimpici, quindi dei vari villaggi. Con questa notizia è tutto, vi auguro una serena giornata.